mi ricordo anche cose che poi non ho più riscontrato nei film di oggi, no? Nei film comici di oggi, cioè la risata grassa. Cioè la risata forse si rideva per molto meno, no? Si rideva per cose, cioè bastava veramente che, cioè quando Franchi faceva ma io mi ricordo proprio la risata proprio. A me un cavallo, a me una scimitarra! Tremate, tremate, pietoni del deserto! Arriva Calogero Junior! Rapesarda! Che facciamo? Calogero Junior! Vabbè, Calogero del Rapesarda! E qui dobbiamo provare! Che cosa? La sceneggiatura! E chi è? Il copione. Il copione. Ah, devo fermare. Ma che deve fermare? Dobbiamo provare le battute. Ah, ci sono pure. Sì. Chi? Le battone. Ma che battone? Rapisarda, le battute, queste! Pronto che parla! Si facesse sentire! Sono il numero 87 della Spectrales. Ah? E io sono il numero 33 di Mazzara del Vallo, provincia di Trapani. Siciliano? Come ha fatto ad indovinare? Se tu uscivi dal cinema, poi noi i bambini imitavamo tutti a fare Ciccio! Ciccio! Cioè chi di noi in Sicilia non ha mai imitato nessuno imitava Ciccio Ingrassia, perché era difficile da fare perché non aveva particolarità nella voce, era un po'. Invece lui con quelle facce. Io mi ricorderò sempre un viaggio fatto in treno Roma-Milano, perché loro devono fare una pubblicità. Non è onesto fare questo ad Evaristo. Calogero! No! Calogero no! Calogero no! Fermati, Calogero, ti prego! Fermati! Ah! Però, nonostante le botte che hai preso, è sempre una buona cera. Una buona cera? Ottima direi. O cera grei! Eravamo io, Franco e papà, in questo scompartimento. E lì è stato stranissimo, perché non erano più i Franchi Ingrassia del set, le cose, ma erano due amici che commentavano. Io mi ricordo Franco che faceva le parole crociate, papà che leggeva il giornale, commentavano. Quando si arrivava a una stazione, hai visto quello, hai visto quell'altro, tu che ne pensi? Fu un viaggio bellissimo, perché io ho scoperto quanto loro fossero amici. Perché poi sul set era tutto molto più dilettato, si prendevano in giro, Franchi arrivava tardi, papà, ma insomma, ma io è mezz'ora che ti aspetto, vabbè, aspetta, insomma, tutti questi battibecchi che secondo me poi lo facevano apposta, perché tutti quanti si aspettavano che loro litigassero a un certo punto, no? Però insomma, è una grande coppia di amici, questo sì. Poiché il premio di questa sera è costituito, come vede, in un cervello, lo darei a lui perché credo che ne ha molto bisogno. E lei, Franchi? Io non gli darei proprio niente ad Ingrassia, perché sta bene per com'è, tutto è stabilito, quindi nessuno di noi può cambiare ciò che Madre Natura ha stabilito, basta. Questa è la cosa. Ecco qua. Questa di chi? Questa è di Lavoro. E che ti fai? Beh, ma che te frega? Ecco. Facciamo gli indiani Lavoca. Auk! Auk! Qua bisogna cucirlo. Ecco. Signor Franchi, la desiderano sul set. Vado. Noi facemmo, no, per esempio, per un pugno di dollari, noi facemmo subito per un pugno nell'occhio. Però la parodia è precisa. Sì. Dove ripetevate sempre la stessa una frase che io scrissi per Sergio Leone: se un uomo col fucile incontra un uomo con la pistola, un uomo con la pistola è un uomo morto. E là invece c'era: se un uomo con l'orologio incontra uno con la barba, non so, se un uomo con gli occhiali incontra uno con la giacca a quadri. Andavo avanti così, era un tormentone del film. Vi un po', straniero, la conosci questa? Fionda, eh? Quando un ragazzino con la fionda incontra un uomo con la pistola, il ragazzino con la fionda è un ragazzino morto.
I western fatti da Franco Franchi, cioè la camminata di Franco Franchi con due pistole che pesavano 10 kg, col cappello così, cioè la mimica che c'era Franco Franchi era pazzesca. Vedete quel cactus? Io non vedo un cactus. I signori mi scusino, sì. Io quando parlo... No, parlate. Posso parlare? Parli pure, sì. Posso parlare? No, come no? Prego. Chiedo la parola a Franco. Ah. Grazie. Le ospitate che facevano in televisione Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, io mi ricordo una famosa ospitata, adesso non mi ricordo quale programma, il famoso numero del manichino. Beh, il numero del manichino è da perdere la testa. Ancora oggi, a parte uno dice che addominali ci aveva Franco Franchi quando faceva il bilancino e poi cadeva e Ciccio lo prendeva quasi stesse quasi per toccare terra, una cosa, ci voleva pure una bella forza. Cioè numeri quasi da clown del circo. Bilancia di alta precisione. Qualcosa manca. Ancora qualche grammo. Visto? Perfetta. Bilancia tarata. È inutile spiegarti. Non sei cavaliere, non puoi capire. E sono contento di non esserlo. Io le donne le tocco, le ritocco e le bacio con lo schiocco. Fermo! Che c'è? La fortuna si assiste, Sancho. Guarda. Eccola una trentina di giganti smisurati con cui verrò a battaglia uccidendoli tutti. Che giganti? Quelli là con le braccia lunghe. Cavalieri, quelli sono mulini e le braccia lunghe sono le pale. Si vede bene che di avventure non te ne intendi. Io ho letto da qualche parte che proprio col Don Chisciotte voi chiudereste la vostra attività di comici di un certo tipo, cioè i famosi Franchi e Ingrassia, per invece fare dei film più impegnati, più seri, più importanti. È vero? Beh, non è vero che noi vogliamo abbandonare quel genere. Di tanto in tanto cerchiamo di fare qualche pezzo di più serio, pezzo, no? Diciamo pezzo importante. Cassio nel frattempo si era messo con una certa Bianca. Loro sapevano di essere vincenti con il pubblico ed è una cosa che adesso lo sono anche con la critica, guarda caso dopo la loro morte, però all'epoca loro sentivano tantissimo l'affetto del pubblico e probabilmente preferivano l'affetto del pubblico, forse Franco se la prendeva un po' di più, si incazzava un po' di più, ma questi che hanno scritto, guarda, mio padre forse perché era un po' più riflessivo diceva vabbè ma che te ne frega tanto, facciamo i film, il pubblico ci ama, i bambini ci adorano. Che cosa vuoi di più? E quello era giustissimo. Tant'è vero che quando loro fecero Pinocchio con Comencini, il gatto e la volpe, e uccidevano, tentavano di uccidere Pinocchio, io mi ricordo che abbiamo ricevuto un sacco di lettere a casa di bambini che si lamentavano con loro. Perché avete ucciso Pinocchio? Perché cattivi. Questa è una cosa che loro si preoccuparono perché dissero, oh, e qui se i bambini non ci amano più siamo finiti. Perché volevate impiccare Pinocchio? Volevamo impiccare Pinocchio perché sapevamo che Pinocchio aveva i soldi nascosti in bocca e allora per fargli aprire la bocca lo abbiamo impiccato, ma così per scherzare. Ehi amici, salute! La cena! Se non ce ne andiamo più, ma la fortuna! Dai! Aspetta! Fermati! Ma
Ascoltami bene, Pinocchio. Vuoi che i tuoi due o cinque miserabili zecchini diventino 100, 200, 1000? E come si fa? È facilissimo, basta che lui venga con noi. Dove? Al campo dei miracoli. Eh sì. No, no, voglio arrivare prima di notte a casa. Chissà come sarà di già il pensiero più basso. Peggio per te che per poche ore di differenza dai un calcio alla fortuna. Hai capito bene quello che ti ho detto? I tuoi miserabili 5 zecchini potrebbero diventare anche 2000. Non so se mi spiego. E spiegati. Non te lo spiego. Beh, vogliamo dirlo, c'era una stanchezza, così, una stanchezza, una piccola stanchezza, poi sai, presi nel vortice di questo lavoro intenso... Insomma, siamo arrivati al punto che non vi potevate più vedere, insomma. No, più vedere, no, perché insomma, vederci non è un bel vedere, insomma. Beh, però, ripeto, è brutto, però. Però ci siamo sempre voluti bene, anche se lontani, ci siamo sempre non telefonato. Ah, beh, benissimo. Nella famosa scena dell'albero, io posso dire c'ero, ed è vero, perché insomma andammo, era vicino Roma e mio padre mi portò. E fu un'esperienza bellissima perché fu il mio primo, forse il primo impatto col cinema, perché io mi ricordo questo albero immenso dove poi papà fece la famosa scena di Voglio una donna, che in realtà era un albero finto. Io lo vedevo davanti e dicevo Madonna che albero, è pazzesco. Poi girando era tutto, no? Scenografato, si saliva e siamo stati tutta una giornata intera. Io mi ricordo siamo stati poi a pranzo lì. C'era Fellini, fu una cosa, io ero piccolino, però insomma percepivo che c'era qualcosa di magico. Aglio, olio e peperoncino, esci fuori da questo lettino. Aglio, olio e peperoncino, esci fuori da questo lettino. Aglio, olio e peperoncino. L'esorciccio che papà girò nella nostra casa a Mentana, noi avevamo una villa lì a Mentana, fu tutto girato lì a Mentana e praticamente ogni giorno stavo lì. Effetti speciali molto casarecci, coi fili, le poltrone che si muovevano, però bellissimi ricordi. La mia passione per il cinema, per il teatro, per lo spettacolo, mi spinge questa sera a dire qualcosa di molto importante. Io ho guadagnato molti soldi e qualcuno, notate che molti produttori sono qui presenti, mi hanno pagato molti soldi. Papà ha avuto un momento di... Quando Puff fu separato, poi si separarono con Franchi, ebbe una sorta di depressione perché c'erano delle cose che non gli tornavano proprio nel cinema italiano, il cinema era in crisi, si andava verso un'altra direzione di film, erano i primi anni 80, insomma questa cosa a lui non gli piaceva, non era più il cinema che conosceva lui. E per un periodo lui si incazzò proprio, si può dire incazzò, sì, si incazzò proprio con il cinema. E allora disse, ma che è successo in Grassia? E lui sì, perché lui aveva le sue idee e le doveva dire, giustamente. La Verde International Film mi deve qualcosa come 60 o 65 milioni e io sto zitto perché amo il cinema. Va bene, tutta questa polemica, signore, per rispondere che il cinema è in crisi. E va bene. Finché c'è gente come Di Mondo Amati che sfrutta le immagini di vecchi film e che come è una manifestazione. Scusa, parla, siamo liberi, parla. No, una manifestazione non c'entra per niente, capito? Esce fuori dal seminato, noi abbiamo costruito una manifestazione di 100 voto. Ti sei impadronito, fammi parlare, scusa, devi piacere, scusa, però non devi parlare, perché questa è un'altra cosa. Non lo permetto, ti giuro. Ma non mi giuri niente. Ti giuro che ti chiedo scusa adesso. Vabbè, vedi, senza scusa, parlare, e fammi tutto. Signori, ti chiedo scusa, vai, guarda. Pronto. Ma fammi piacere, non lo puoi fare. Scusate. Però viene con la, siamo liberi, scusate, è un risentimento perché forse, dai, forse sono stato trattato male. Signori, di fronte a tutti chiedo scusa. No, di fronte a tutti chiedo scusa. A Alessandro Ferraù, a tutti i presenti, Alberto, scusami, Monica, scusatemi. È un risentimento che forse nella vita tutti abbiamo. Dai. Comunicare non è una cosa facile. E quindi anche noi, Franco e Ciccio, noi siamo usciti per comunicare con tutti quanti, parlando un nostro linguaggio.
Noi siamo entrati in punta di piede e credo che andremo via quando sarà tra 100-150 anni in punta di piedi. Non vogliamo calpestare i piedi a nessuno. Quei due lì che andate avanti, quando incontrate la giara, vi fermate, potete anche appoggiare il cesto e guardare la giara. Nella vita c'è sempre da...